Ciao a tutti e benvenuti. Beh, di questi giorni un dato molto bello, molto importante. Il dato dei tifosi del Milan presenti allo stadio nei primi mesi della stagione, diciamo da fine agosto Milan-Cagliari fino alla penultima, prima della pausa natalizia a Milan-Napoli. 500.000 milanisti allo stadio. Un dato fantastico tra campionato e Champions League. Un dato enorme, un dato gigantesco, un dato per il quale rendere grazie, come si dice nelle liturgie, ai tifosi rossoneri. La media dei tifosi del Milan presenti a partite di 42.000 spettatori. Quindi un pubblico che c'è, un pubblico presente, un pubblico vero, perché poi non è soltanto una statistica, non è soltanto un numero. Il popolo rossonero è presente con grande qualità allo stadio. Non ci sono stati mai momenti di smarrimento, di abbattimento, anche magari con la squadra in svantaggio in alcune partite, contro il Verona, contro l'Inter, contro il Napoli, contro il Sassuolo. C'è sempre stato sostegno, c'è sempre stata grande partecipazione da parte della curva, sempre gremita, sempre dedita alla squadra, e da parte di tutti gli altri settori dello stadio, indistintamente. Settori vivi, settori veri. Ecco, una sola sera mi è sembrato, e lo dicevo in diretta a Milan TV con i colleghi, una sola sera mi era sembrato che non ci fosse una partecipazione caldissima. Era la sera dell'infrasettimanale Milan-Torino, quando Milan vince 1-0 con il gol di Giroud in apertura e poi soffre un po', ma è capitato insomma ad altri di vincere, anche ad altre squadre di vincere 1-0 soffrendo un po' col Torino. Ma al di là di questo, non sto parlando di questo, quella sera, ecco, mi era sembrato di vedere così un po' di tepore dentro lo stadio, un'atmosfera un po' tiepida, e in effetti devo dire che è un po' la caratteristica dell'infrasettimanale. Magari poi voi mi spiegherete i motivi nei messaggi, nelle risposte, nei commenti, ma l'infrasettimanale mi sembra così, un po' così, un'ottava sotto rispetto a certi diapason, a certi toni che si riescono ad ottenere invece durante le date canoniche del campionato, della Champions League, delle competizioni ufficiali. Però 500.000 milanisti sono un numero importantissimo, sono un numero fantastico, sono un numero di quelli veri. E sono la conferma di un cuore aperto, di un grande credito aperto da parte dei tifosi nei confronti di questo percorso rossonero, di questo momento della nostra storia, di questo tratto di strada che stiamo compiendo con questa proprietà che sta inserendo tanti 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 soldi nel Milan, con questo management che cerca di contemperare il budget con le scelte tecniche, con il nostro allenatore che fa del buon senso, della duttilità, dell'efficacia, della carica innovativa a livello tattico la sua cifra. E poi di questa squadra che può piacere tanto, può piacere mediamente, può piacere poco, ma è una squadra che dà sempre tutto. Ogni tanto può capitare, giocando ogni tre giorni, di avere magari di apparire un po' spaesati in campo. Ho avuto questa sensazione con Fiorentina, Sassuolo e Udinese. Però sono insomma cose che nell'economia di una stagione possono capitare. Non ho messo nell'elenco la partita di Porto, perché a Porto eravamo appena stati colpiti dal doppio Covid di Theo Hernandez e Brahim Diaz, e insomma il contraccolpo non è stato semplice. Però ecco, c'è questa grande apertura di credito ai tifosi rossoneri. È chiaro che c'è il rovescio della medaglia. Io lo so perfettamente, non vivo nella Torre d'Avorio, non vivo su Marte, lo so perfettamente che l'anno scorso, la scorsa stagione, il secondo posto è stato vissuto come una festa dai tifosi del Milan con la squadra che mancava dalla Champions League da tanti anni, e che quest'anno si vorrebbe qualcosa in più. Lo so perfettamente che magari se il Milan arrivasse, in un certo senso me lo auguro, in un altro senso non me lo auguro, secondo anche quest'anno, non ci sarebbe la stessa ricezione, lo stesso accoglimento da parte dei tifosi. Che poi si sfogheranno con me, evidentemente, mi accuseranno della qualunque anche per questo. Però bisogna avere in questi momenti, in questi casi, la forza, la lucidità di pensare che anche se l'appuntamento con la vittoria dovesse essere rinviato, non sto preparando nulla. Non è che quando parlo preparo, è una possibilità. Oggi l'avvocato Leandro Cantamessa dice: tanto lo scudetto lo vincerà l'Inter. Vi assicuro che Leandro Cantamessa è un milanista viscerale, un milanista assoluto. L'avvocato Cantamessa è un milanista assurdo. Quindi è una cosa che può succedere, però bisogna avere la lucidità, la forza di capire che
un altro piazzamento nelle prime quattro di quest'anno non significherebbe accontentarsi, ma significherebbe strutturare ulteriormente il nostro cammino, il nostro percorso, il nostro progetto. E andando avanti così, prima o poi, si dovrebbe tornare a vincere qualcosa. Questo è l'augurio evidentemente che ci facciamo. Però certamente anche per la società, anche per il management, anche per lo staff tecnico, anche per la squadra, questi tifosi, questa presenza dei tifosi, la media di 42.000 persone a partita, i 500.000 complessivi sono uno stimolo, insomma, sono tifosi che ci sono, che ci credono, che partecipano, che vivono, che soffrono, che gioiscono, e quindi sono tifosi ai quali dare qualcosa, ai quali dare tutto quello che si ha. Poi io, ragazzi, non so dirvi se tutto quello che si ha ci farà arrivare primi, secondi, quarti, quinti, sesti, settimi, dodicesimi, ultimi in classifica, non lo so, però so per esperienza che oggi il pubblico è molto maturo, è molto consapevole, molto intelligente, molto sul pezzo, e lo sono a maggior ragione i tifosi del Milan, per cui i tifosi si accorgono quando c'è il clima giusto in cui si dà tutto e quando meno. E mi sembra che questa, tra le varie critiche, tra le varie sfumature, tra le varie situazioni, questa cosa non sia mai stata, contestata. Al Milan, a tutti i suoi tesserati, a tutti i suoi giocatori, a tutti i suoi atleti. Quindi da questo punto di vista credo che l'impegno sia questo, di fronte a una colata d'affetto di questo genere, di fronte a una presenza così forte sul piano qualitativo e quantitativo, penso che sia doveroso fare di tutto per restituire qualcosa. E il Milan è totalmente impegnato in questo. La società lo ha dimostrato anche in occasione della vigilia agitata sulle tariffe dei biglietti di Milan Atletico Madrid. C'è stata una protesta adulta, matura, sui contenuti, nel merito, da parte dei tifosi, e la società l'ha subito fatta sua, l'ha subito accolta, l'ha subito vissuta come meritava di essere vissuta. E quindi da questo punto di vista io credo che sia questo un esempio, sia questo un particolare, sia questo un tassello, ma non è evidentemente l'unico. Anche da parte di tutti i nostri dirigenti, anche da parte di tutti i nostri giocatori, ci si fa sempre la domanda: ma quello che sto facendo riuscirà a far contenti i nostri tifosi? E poi naturalmente bisogna contemperare tra una crisi economica devastante che c'è sul pianeta, in Europa e nel calcio, e le scelte tecniche. Io ricordo a tutti che il bacino economico in cui opera il Milan è l'Europa occidentale sta registrando quasi 1 milione di contagi al giorno, e in qualche modo l'economia ne sarà intaccata, e quindi tutto l'indotto che c'è attorno al calcio rischia di patirne, rischia di soffrirne. Bisogna tener conto di queste cose, perché è bello parlare di calcio, noi ci chiudiamo nella nostra bolla e parliamo di calcio, ma attorno alla nostra bolla, attorno alla nostra situazione, il mondo ha dei sussulti e dei brividi per il Covid non indifferenti a tutti i livelli. Speriamo bene, ci vediamo, ci sentiamo domani.